Bimbe, siamo ritornati a casa, San Teodoro, siete contente? Sì. Che bello, color salmone, bellino, e tu? Sì. Nero dark. Vuoi una mano a metterlo? Ascoltatemi un attimo, dobbiamo fare assolutamente i compiti, e lo sapete, vero? Sì. Quanti giorni è che non facciamo i compiti? Zero. Sì, certo, zero. Saranno almeno tre. La regola delle 5 pagine al giorno è già bella che è andata. Dai ragazze, oggi è il 1° agosto e io non voglio che arriviamo a settembre ancora con i compiti, quindi per favore cerchiamo di finirli almeno entro agosto, ma anche prima della fine di agosto. Allora, vi do 5 minuti per terminare di mettere lo smalto. Oh, perfetto, bravissima. Adesso Vane ti aiuta e poi vi voglio vedere a fare i compiti, ok? Non finiscono più. Però ragazzi, se faccio 5 pagine al giorno, tra pochi giorni ho finito. Allora andiamo a farli. Meno male che ho comprato il mio nuovo zaino della Maricat. Col nuovo zaino della Maricat è molto più semplice. E voi ragazzi, li avete già finiti i compiti? Scrivetelo nei commenti. Cosa c'è? Scusa, ma lo zaino? Lo zaino cosa? Scusa, ma da dove arriva? Come da dove arriva? L'abbiamo comprato quando eravamo a Cagliari. Hai litigato con tua sorella? Sì. Ok? Perché lei ha uno zaino nuovo, io no. Ma come Anastasia ha uno zaino nuovo? L'abbiamo preso a Cagliari. Perché il suo l'ha usato per 4 anni e adesso era da cambiare. Ma non te lo ricordi? Quando siamo andati a Cagliari tu sei rimasta a casa con papà, noi siamo uscite e ho comprato lo zaino nuovo. Non te l'avevamo detto? Ma anche io lo voglio! Perché lei sì e io no? Anche il mio è vecchio. Il tuo è vecchio? Ti ricordo che tu hai fatto la prima elementare e che ti ho comprato l'anno scorso lo zaino nuovo della Barbie. Oltretutto l'ho pagato tantissimo, quindi il tuo non è assolutamente vecchio. Quello di Vanessa era un po' vecchiotto effettivamente. Poi non so, lei quest'anno in quinta elementare sicuramente dovrà portare qualcosa in più e questo zaino è super accessoriato e ha tantissime tasche. No, non ci siamo, quello zaino lo voglio anch'io. Uffa! Uffa, però non vale. Conto, le ho comprato lo zaino nuovo lo scorso anno che è iniziato la prima elementare, adesso lo vuole anche lei. Ah, hai pure l'astuccio nuovo, eh? Certo che ha l'astuccio nuovo, il suo era vecchissimo. Ma guarda il mio, un pagliolino che mi ripesa. Ma cosa c'entra? Ma io te li ho comprati lo scorso anno. Wow, lo voglio anch'io così. Hai visto quanti pennarelli che ci sono? E tu? Lo voglio anch'io così. Che figo, che bello. Bello. Quanti strati ha? Sai, pensa che noi l'abbiamo comprato e lo stiamo guardando anche noi. Ah, ma si apre così, fammi vedere. Così a strappo. Che bello. Wow. Guarda che bei colori accesi. No, amore, no. A te te lo compro tra qualche anno. Hai lo zaino nuovo. Ok, ragazzi, con questo telefono farò una foto all'astuccio e cercherò su Google la ditta che lo vende, così mi compro quello che voglio io. Poi dentro disegno la figura completa. Nessuno.
piano. Ce l'ho fatta. Ora devo farlo. Allora, qua c'è l'astuccio. Oh, che bello questo! Lo voglio! Fatto! Comprato, ragazzi! Così anch'io avrò il mio zaino e il mio astuccio nuovo. Fare merenda? No. Un gelatino lo vuoi? Tu lo vuoi, Vane? Devo finire i compiti. E non hai voglia di fare merenda? Tu vuoi gelatino? No? One hour later. Mamma, ma visto che ho appena finito i compiti, non è che possiamo andare in piscina? Certo, tu vuoi andare in piscina? Sì. Fa caldo, anzi, fa caldo, ma è bello ventilato, si sta benissimo. Andate, andate a mettere il costume, dai. Ok, amore, hai fatto il bagnetto in piscina. Adesso facciamo merenda, facendo anche Anastasia dalla doccia, la intravedo. E poi continuiamo i compiti, però, Sei d'accordo? Sì. Hai finito di fare la doccia? Ma c'è un pacco qui. Perché fai così, scusa? No, magari è di papà. Ma no, non credo che sia di papà. Vabbè, comunque in ogni caso lo dobbiamo portare dentro, lo apriamo. Papà adesso sta riposando e quindi... Che no, cosa fa? Qua. Ma cosa lascialo qua? Ma papà lo prende. Ma no, lo prendiamo noi, non sei curiosa? Io sono curiosa. Io prenderlo io. Proprio. Lo prendi tu? Vai, grazie dell'aiuto. Vale, sai se papà ha fatto un ordine? No. È arrivata una, guarda, una scatola grossissima. Quindi non sai di chi è? Neanche tu? Vabbè, adesso asciugatevi, finite di far merenda, poi al massimo vediamo cosa c'è dentro, ok? Vado a ricambiarmi, voglio portare anche questo. Vabbè, lo porti dentro e tu riesci? Fai piano, amore. Va bene, io intanto stendo, ok? Ragazzi, vado a cambiarmi e poi scopriamo cosa c'è qua dentro. Credo sia arrivato il mio zaino. Se no, mamma mi scopre, sono nei guai. Ok, ragazzi, è ora di aprire il pacco. Ma però da dove si apre? Non si capisce. Vanessa! Che c'è? Mi aiuti ad aprire il pacco? Ok. Ok, ho fatto... Usiamo le forbici adesso. Ma Anastasia, cosa hai preso? Volevo anch'io lo zaino. E se ti scopre la mamma? No, lo devo nascondere, non me lo deve vedere lei. Fammelo vedere, sembra bellissimo. Guarda. Cavoli, che belli. Qui abbiamo uno sportellino per mettere la merenda o altre cose. Qua invece potete mettere la bottiglia ed è comodissimo perché a me mi si rovesciava sempre l'acqua. Anche a me. Una volta ora di... infatti stavo facendo merenda, ho visto, ho toccato lo zaino tutto bagnato. Allora ho tirato fuori tutto e l'ho messo ad asciugare. Qua per mettere, non lo so, quello che volete voi, fazzolettini, ammucchina. Qua dentro si apre facilmente e abbiamo tanti spazi, uno spazio e un altro spazio. Anche qua, se mettete l'acqua, se rovescia l'acqua, questo qua non si bagnerà perché è impermeabile. Ma ragazzi, questo zaino ha un'altra apertura da qui e potete metterci tutto quello che volete. Non so, se siete un pochino più grandi, vi piacciono questi zaini e a scuola vi servono il tablet o il computer, potete metterli facilmente qua dentro. È bellissimo, sono felicissima, spero che la mamma non si arrabbia perché è troppo bello. Bimbe, ascolta, avete aperto la scatola, cosa c'era? Ma ci vedo doppio? Ma scusate, perché ci sono due zaini e non uno? Che cosa c'era dentro quel pacco? Perché stai ridendo, Anastasia? Anastasia? Che cosa hai fatto? Niente. Hai comprato lo zaino e l'astuccio come quelli di Vanessa? Sì. E chi ti ha dato il permesso di fare un'azione del genere? Mamma, non mi piaceva troppo quello di Vanessa, allora l'ho voluto comprare anch'io perché era bellissimo questo qua con i pacchi. Anastasia, gli zaini sono bellissimi, ma assolutamente non si usano i soldi di mamma e papà e non si acquista niente su internet se non si chiede prima il permesso. Allora, fammi vedere questo zaino. Oh, caspita.
Anastasia è bellissimo questo zaino. Però puoi mettere la bottiglia così almeno. Per la prima volta non vi cadrà più l'acqua dentro lo zaino. Questa è l'idea più geniale che potevano avere. Perché, ragazzi, scrivetemi nei commenti a quanti di voi cade l'acqua nello zaino e bagnate tutti i libri e i quaderni? A loro è successo. Non dico spesso, però è successo. Ma posso mettere le mie cose segrete? Ah, perché tu hai dei segreti? No, però tipo... le letterine. Sì, magari voglio regalare al tuo compleanno, non ti dico niente, faccio un bigliettino per te, lo metto in questa tasca così non me lo ruba nessuno. Ti do la tastina. Amore, questo zaino è veramente stupendo, ha tantissime tasche, potete mettere tantissime cose. Sì, fa anche una cosa qua così almeno lo tiene più sicuro. Esatto, ma è veramente bello. Complimenti per la scelta, poi mi fai vedere come hai fatto però per arrivare all'azienda, eh? Perché tu sei troppo furba per l'età che hai. È troppo. Anche bello. Questo è bellissimo con le borchie. Ragazzi, mi raccomando, in descrizione troverete il link dell'azienda che si chiama Maricart e il link specifico per ordinare questi zaini che Vanessa e Anastasia hanno acquistato. Anastasia senza il permesso però di mamma. Dimmi una cosa, è anche bello perché tu lo guardi e poi si vede che qua c'è il palo. I pattini con anche qua il fatto dell'unicorno. Allora Anastasia, però purtroppo, vieni qua vicino a me, ti devo dire una cosa. Vieni qua. Bellissimo lo zaino, molto intelligente, molto furba, però non si fanno queste cose. Perché prima di fare un acquisto tu devi chiedere sempre a mamma e a papà. Quindi purtroppo ti meriti un castigo. Sì, ti meriti un castigo. Ti ricordi cosa dovevamo fare stasera? No. Dovevamo andare ai gonfiabili sui salterelli e non ti ci porto. Stasera restiamo a casa perché sei in castigo, ok? Mi prometti che la prossima volta che vorrai acquistare una qualsiasi cosa me lo chiedi prima a me? Sì. Lo sai che queste cose non si fanno? Sì. Ma io non ho fatto nulla. Sì, hai ragione, tu non hai fatto nulla e quindi papà ti porterà ai gonfiabili e sui saltarelli, okay. D'accordo? Allora, salutiamo i nostri cucciolini, Anastasia, e fai una promessa a loro. Cucciolini e cucciolini, queste cose non si fanno mai perché dovete ascoltare mamma e papà. Bravissima, amore. E se mamma e papà vogliono, potete comprare sia uno zaino identico al mio o uguale a Vanessa per andare magari in prima, potete usare questo, magari invece in quinta questo. Esatto, anche gli astucci che sono bellissimi, quello di Vanessa credo che sia già dentro lo zaino, vero? Sì, perché hai finito di fare i compiti. E sono... Sì. Voi guardate che alla fine anche poi vedete che qua c'è qualcosa così, magari cadono i pennarelli questi qua, esatto. Però vedi che sono qua e va bene. Esatto. E poi è facilissimo, guardate così, e non ha le trecciniere che non mi ricordo che sono i pennarelli. Le matite, colorate, eccetera. Stai già temperando, allora corriamo a fare i compiti! Sì, sì! Ciao cuccioline, al prossimo video! Ragazzi, è anche bellissimo perché tu apri, poi apri questa qua che è bellissima. Vedi, ci sono tutti i colori, così non li perdi. Se ti cadono però sono qua, ti cade magari l'astuccio, ma non cadono per terra. Va bene, fantastico, amore. Allora, sto temperando perché ci deve essere la punta. E ragazzi, se volete acquistare questi bellissimi zaini, ovviamente ce ne sono anche per maschi, cliccate il link in descrizione. Ciao! Ciao! Ah, ma una cosa voglio dirvi, è anche bellissimo perché quando è pieno non dovete aprirlo voi, ma si apre da solo, tipo me ora era pieno, mi si è aperta da sola e l'ho buttato qua dentro. Veramente? Me lo fai vedere? Guarda. Vediamo. Vedete che qua si apre e tu butti dove... Comodissimo! Cioè, e non è quello piccolino subito che... Che si riempie subito? Sì. Che devi buttare, devi andare il cestino. Ah, il suo serbatoio che si riempie. Vedete che qua c'è quello che io ho temperato. Guardate la mia punta. Ciao! Ciao!